Fisica no problem numero 6, pagina 26. Classica situazione di una sbarretta metallica che cade sotto l'azione della forza peso dentro un campo B perpendicolare. C'è da calcolare il valore dell'induzione magnetica B affinché la barretta cada con velocità costante di mezzo metro al secondo. Come sappiamo, la velocità di caduta è costante quando le due forze sulla barretta si annullano. Una è la forza peso della barretta MG, l'altra è la forza magnetica ILB, che è rivolta verso l'alto perché nella barretta scorre la corrente verso sinistra. Quindi, applicando la formula di Faraday, possiamo calcolare la forza magnetica facendo IL, la lunghezza della barretta, vettore B, il campo B. Come sempre, con la seconda regola della mano destra, mettiamo il pollice sulla corrente, l'indice su B. Il medio ci dà la forza magnetica verso l'alto. Siccome poi la corrente è perpendicolare al campo B, la formula si semplifica e diventa il modulo della forza magnetica semplicemente ILB, perché il seno di 90 gradi fa 1. Quindi queste due forze sono uguali opposte, ILB uguale a MG. Qui il segno meno è esplicitato, qua è nascosto dentro la corrente, infatti la corrente gira in senso orario, che è il verso convenzionalmente negativo. Perché come al solito orientiamo in verso antiorario convenzionale questo circuito rettangolare. In questa equazione conosciamo la massa della barretta, l'accelerazione di gravità, la lunghezza della barretta e possiamo ricavare la corrente elettrica I. Alla fine l'incognita è l'intensità di B. Per ricavare la corrente elettrica utilizziamo la legge di Faraday-Neumann-Harry-Lenz. Dopo aver calcolato il flusso del campo magnetico attraverso l'area S del circuito rettangolare, che è B per S, infatti sia il vettore B che il vettore superficie vengono verso di noi, quindi il prodotto scalare fra questi due vettori allineati è semplicemente il prodotto dei moduli B per S. L'area S di questo circuito rettangolare è il prodotto dei lati L per L'. Poi facciamo la derivata del flusso magnetico, BL rimane inalterato, L' derivato fa V, la velocità di caduta. Infine cambiamo segno a questa derivata per trovare la FEM meno BLV, è la solita formula che abbiamo già visto un sacco di volte. Infine, dalla forza elettromotrice calcoliamo con la legge di Ohm generalizzata la corrente elettrica. F su R meno BLV su R l'andiamo a sostituire nella formula di prima e quindi adesso abbiamo un'equazione dove l'incognita è solo B, come richiesto dal problema. Vediamo anche che la corrente elettrica ha segno negativo, come dicevamo prima, perché scorre in senso orario. E questo segno negativo si semplifica permettendoci di ricavare il campo B attraverso questa formula inversa. Ora basta sostituire i numeri, la lunghezza della barretta 20 cm, 50 grammi la massa della barretta, G, l'accelerazione di gravità, la resistenza della barretta, che è anche la resistenza del circuito intero, e la velocità di mezzo metro al secondo. Qui ho dimenticato di scrivere il risultato, che fa 7,83 Tesla, che è un valore enorme, non è un valore ragionevole in pratica, un valore di quasi 8 Tesla. Comunque, vediamo l'unità di misura. Metro, eccolo qua, dentro la radice quadrata abbiamo chilogrammo metro secondo quadrato, sarebbe mg, sono newton, poi ricopiamo ohm secondo diviso metro. Al posto di ohm, ricordando la legge di ohm, R uguale differenza di potenziale diviso la corrente, sostituiamo ohm con volte su ampere. Poi volte su metro, l'unità di misura del campo elettrico, lo sostituiamo con newton su coulomb e infine coulomb al secondo lo sostituiamo con ampere. Così troviamo newton alla seconda diviso ampere alla seconda, che uscendo fuori dalla radice, semplificando, si diventa newton su ampere e insieme al metro che stava fuori fa il tesla. Il risultato 7,83 tesla va giustamente scritto con tre cifre significative perché tutti i dati hanno tre cifre, tre cifre, tre cifre, tre cifre, tre cifre.